Un abbraccio che è più di un passaggio di testimone. Michele Emiliano dopo 10 anni lascia il posto ad Antonio De Caro, che lui stesso aveva chiamato a poco più che trentenne come assessore alla mobilità nella sua prima giunta. Quasi un'eredità, quindi, che passa sulle spalle del più giovane sindaco di Bari, deciso a prendere il prima possibile le redini della città. Devo fare quelle 10 cose, le prime, le più importanti sono sicuramente modificare il regolamento per affidare gli immobili abbandonati del comune e anche di qualche altro ente pubblico, se riusciamo a fare qualche accordo, alle aziende giovani nella fase di start-up, le diamo gratuitamente per 3 anni, li aiutiamo a lavorare nella fase di start-up, lo diamo alle associazioni che hanno un progetto culturale, sociale e si aprono al proprio quartiere, si aprono alla città. E poi l'ultimo impegno, il decimo, è quello importante, secondo me, quello più importante, è il reddito minimo di cittadinanza, lo vogliamo sperimentare a Bari, sono soltanto 400 euro al mese per 400 famiglie che sono in un forte stato di bisogno e di disagio sociale. Resta ancora aperta la questione della nuova giunta, per la quale De Caro ha 10 giorni di tempo per sciogliere la riserva. Potremmo farla anche prima, perché in questi giorni, prima della proclamazione, comunque ho fatto la prima fase di ascolto dei partiti, di una parte dei sindacati, di una parte delle associazioni. Devo completare il percorso con altre associazioni, altre forze della città e poi, come ho detto più volte, voglio scegliere io, voglio ascoltare tutti, però voglio scegliere io. Quando mi sono candidato l'ho chiesto, mi sono sottoposto alle primarie per avere le mani libere, voglio scegliere io la squadra. Ascolterò tutti, lo faremo insieme, però ho bisogno di una squadra che lavori in maniera dura nei prossimi 5 anni, perché la sfida sarà dura, però spero che i prossimi 5 anni siano anche bellissimi, per me, per la mia squadra, ma soprattutto per Bari e per i cittadini baresi.